Gabriele Paolini, il decontestualizzatore catodico, Viale Marx 164, Plane Win, servizi per le scommesse. Ovviamente qui siamo di fronte all'agenzia scommessa più importante di tutta la zona, Talenti, Montesagro, Conca d'Oro, Viale Ionio, Ponte Mammolo, Rebibbia, eccetera. Agenzia alla quale io sono molto affezionato perché soprattutto venivo qui attraverso la mamma e il papà, li facevo venire durante questo anno e 8 mesi di domiciliari, il papà veniva qui a giocarmi la partitina di calcio, la scommessina, e quindi è chiaro che sono molto affezionato a questa agenzia di scommesse. Ovviamente quando ci si avvicina al calcio e quindi alla scommessa si deve essere moderati, quindi invito tutti a giocare con moderazione quando si affronta una scommessa sportiva o qualsiasi essa sia. Quindi punto primo, moderazione nel gioco. Punto secondo, per poter entrare all'interno di un'agenzia si deve essere ovviamente maggiorenni, e per poter fare questa previsione paoliniana affinché il Frosinone Calcio oggi possa vincere la prima partita in maniera matematica, cioè il Frosinone oggi vincerà in maniera matematica. Allora, abbiamo il caffè, ho chiesto a Gabriele, che ha lo mio stesso nome, il sale grosso non c'era. Quindi rito prevede la bevitura, cioè il bere insomma simbolicamente dell'acqua, dopodiché abbiamo il caffè con lo zucchero, ovviamente, che prevede questo rito. Una barchetta con la marmellata d'albicocca. E quindi abbiamo completato in termini artistici questo rito, che prevede, abbiamo detto, la vittoria matematica, e dico matematica, del Frosinone. Frosinone dato alla Planet Win 365 3.50, vedete? Quindi giocando anche semplicemente 10 euro se ne vincono 35. Quindi concludiamo, il Frosinone ha già vinto prima ancora di scendere in campo alle 20.45. Il Frosinone ha già matematicamente vinto, perché c'è questa previsione che io sto qui creando davanti alla Planet Win. Quindi giocate con moderazione, quando si scommette si deve giocare con moderazione. Vi saluto, adesso io finisco questo mio rito qui in Viale Max con la bevitura di caffè, scusate, mi devo ricomporre perché sono qua in mezzo alla strada, e nel salutare gli amici qui della Planet che sono professionali, voglio dirvi che nell'anno e 8 di sofferenza questo posto non dico che mi ha salvato la vita, ma quasi. Perché? Adesso tutti mi chiamano, adesso, perché faccio comodo di nuovo, no? 293 messaggi da leggere. No, no, perché amici, facciamo vedere queste cose, no? Allora, 293 messaggi da leggere e li ho letti ieri tutti a mezzanotte. Adesso mi chiamano. Sara Tommasi, non ti rispondo. Rocco Siffredi, non ti rispondo. Mi volete? Io non vengo. Adesso di nuovo Paolini fa notizia, ma quando io ero ai domiciliari avevo 2-3 soste. Planet Win 365. Pizzeria che è chiusa e tabacchi. Questa era la mia vita. Dalle 10 alle 12 rispondiamo live, magari sarà Berlusconi. Pronto? Dimmi caro. Sì, scusa un secondo che sto finendo un'operazione artistica, mi chiami fra un minuto. Allora, concludiamo con la ciambella e oso dire a tutti i tifosi della Lazio, io sono laziale, che la Lazio quest'anno vincerà lo scudetto. Lo voglio dire, fatemelo dire amici di vicini e lontani Facebook, la Lazio quest'anno vince lo scudetto e se non dovesse vincerlo, bagno nella Fontana di Trevi. Eh no, abbiate pazienza. Fatemi dire le cose come direbbe Totò, fatemi mangiare la ciambella. Io ho fame e me la mangio. Oh. Quindi la Lazio vince il campionato, la Juventus arriverà seconda, la grande delusione di quest'anno sarà la Roma.
E ve lo dico oggi, 23 agosto 2015, ve lo dico oggi, Garcia verrà preso a calci dai tifosi. Ve lo dico oggi. Io ancora non capisco perché Garcia sta ancora in panchina. Ma fatemi dire le cose che penso, adesso che sono a piede libero. Ma può una squadra come la Roma avere ancora un allenatore cretino? A me era simpatico Garcia, ma è cretino. Oh, vediamo qua. Ricomponiamoci. Quindi, in sintesi, il Frosinone vince e vorrei anche di osare di più. Giocatevi l'accoppiata, Frosinone Carpi vincente, via, esageriamo, via.